che Aristotele definiva la compassione in questo termine, cioè questi termini, e sottolineava l'elemento di, che forse in inglese definirebbero common humanity, nel senso che io proverò compassione quando la sofferenza che vedo in qualche modo penso che potrei un giorno provarla anch'io, cioè la sofferenza a cui assisto non è una sofferenza che io sento che non proverò mai o che è in qualche modo distante da quello che un giorno potrei provare nella mia vita. La compassione ci porta a fare conti con non tanto magari la vulnerabilità che sperimento nel momento presente, ma la potenziale vulnerabilità in cui potrei trovarmi. Quindi mi porta ad attingere a quello che un giorno potrei sperimentare e quindi a accettare il fatto che magari non sono adesso in uno stato di sofferenza e di vulnerabilità, ma quello a cui assisto è di fatto una condizione umana che riguarda anche me. Nel momento in cui accetto questa realtà, quella che in Compassion Focus Therapy noi chiamiamo proprio esame di realtà, effettivamente l'istinto d'aiuto che noi diamo a una persona è un po' diverso da quello che daremmo se vediamo la persona in uno stato di inferiorità. In quel caso, ad esempio, proveremo pena. Quando è che ci piace sentire che l'altro ci vuole aiutare? Quando sentiamo che quel tentativo di aiuto non deriva da una percezione di superiorità o di tentativo di rimarcare una differenza di potere, ma scaturisce da una sensazione di capisco dove sei, sono nella stessa barca anch'io in qualche modo. Penso che ciò che aiuti della Compassion Focus Therapy è che cerchi di spiegare il funzionamento anche umano alla luce di alcuni sistemi motivazionali che in realtà hanno anche gli animali. Ad esempio l'accudimento, non siamo l'unica specie, no? Altri mammiferi non umani accudiscono a loro prole. Ora, quello che sembra, e che è diciamo, l'approccio della Compassion Focus Therapy, è che tra le tante motivazioni che sono già ad esempio presenti nei mammiferi, quando queste motivazioni incontrano l'evoluzione della specie umana, quindi ad esempio quando noi vogliamo accudire qualcuno ma allo stesso tempo abbiamo un cervello umano, è possibile che si sviluppino delle motivazioni leggermente differenti a quelle che ad esempio potrebbero avere gli animali. Faccio un esempio. Uno scimpanzé probabilmente non accudisce la prole di altri scimpanzé, così come gli animali, anche molto vicini a noi dal punto di vista del profilo genetico, non accudiscono ad esempio persone in fin di vita, non accudiscono disabili. In natura, anche in specie mammiferi molto vicine alle nostre, non ci sono delle forme di accudimento che non sia connaturato dall'idea di, come dire, portare avanti il proprio patrimonio genetico. Quindi ad esempio accudire un morente potrebbe non avere nessun vantaggio genetico da quel punto di vista. Noi esseri umani siamo tanto abili nel fare degli atti di crudeltà terrificante, così come di ad esempio provare il desiderio di alleviare le sofferenze di una persona che muore, anche se non la conosciamo, anche se morirà, quindi tecnicamente non c'è nessun vantaggio nell'investire le proprie risorse di cura verso questa persona, ma proviamo un piacere che deriva proprio dal percepire quella sofferenza e fare di tutto per alleviarla. In Compassion Focus Therapy noi utilizziamo il potere strutturante delle motivazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi siamo in un particolare stile motivazionale, la nostra mente cambia. Se io mi alzo la mattina e ho come motivazione quella di fregare il mondo, quella di prevaricare o quella di essere il migliore di tutti, non c'è niente di male, però la mia mente sarà probabilmente molto più sensibile agli sguardi di rifiuto degli altri o starò attento a dei segnali che indicano che quello scopo è minacciato, ad esempio quello dell'essere migliore di qualcun altro, del piacere. Se invece ho come motivazione, ho come intento quello di poter raccogliere gli segnali magari di sofferenza negli altri e di poterli alleviare in qualche modo, di poter essere d'aiuto agli altri, allora la mia mente cambia e si orienta al fine di perseguire questo scopo. E in Compassion Focus Therapy noi pensiamo, e gli studi ormai ce lo dimostrano, che quando aiutiamo le persone ad avere un po' più di questo cambiamento motivazionale nella loro vita, quindi anche con delle pratiche meditative o con altri mezzi, insomma, che utilizziamo il nostro approccio, quando riusciamo a portare le persone in questo cambiamento, di solito traggono maggiore regolazione emotiva
godono di una maggiore regolazione emotiva e quindi tecnicamente stanno meglio.